Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il canto al Vangelo, che ho appena richiamato, è tratto dal capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Subito dopo queste affermazioni di Gesù, l'Evangelista riporta che la folla abbandona Gesù, non solo perché non comprende, ma soprattutto perché non accetta. Come mai gli ascoltatori e molti dei discepoli di Gesù si separarono da Lui? Gesù si definisce pane vivo disceso dal cielo. Lo scandalo non è tanto la provenienza dal cielo, ma piuttosto il fatto che Lui discende, cioè quel movimento di abbassamento che mostra tutto l'amore del Padre per l'uomo, abbassamento che lo porterà alla morte e alla morte di croce. Nessuno di noi ama abbassarsi per quanto aspiri all'amore. E quando ci sentiamo dire, come fa Gesù, senza mezzi termini, che quell'abbassamento è l'unica via di Dio, allora non solo non comprendiamo, ma non accettiamo e rischiamo di separarci dalla via della vita, la via di Gesù. E Gesù ci prende per mano, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi. Ci prende per mano per accompagnarci a scoprire fino in fondo la via della vita e rendercene partecipi. Voi stessi date loro da mangiare. Gli episodi in cui Gesù ha sfamato la folla sono centrali nella narrazione di tutti gli evangelisti. Sono rimasti impressi nella memoria dei discepoli e hanno messo in moto un processo di conversione che poi è divenuto un cammino di trasformazione a partire dalla Pasqua, da quell'ultima cena di cui anche noi siamo partecipi ogni volta che, come oggi, ne facciamo il memoriale celebrando l'Eucaristia. Ma occorre soffermarsi su quelle parole che nel cuore dei discepoli sono risuonate come una bella notizia per loro, per la loro esistenza, tanto da attrarli dentro un percorso di cambiamento di mentalità. Voi stessi date loro da mangiare. Non è facile lasciarsi coinvolgere. Rispondono: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Spesso, davanti alle sfide della storia e alle sofferenze dei fratelli, siamo tentati di giustificare la nostra impotenza o la nostra indolenza, portando ragioni logiche con dati oggettivi. Magari ci sforziamo anche di abbozzare qualche ipotetico progetto di risoluzione, a meno che, così nel Vangelo, di solito ipotetici progetti di carattere commerciale, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. Facciamo così per risolvere anche le situazioni drammatiche, come quelle cui assistiamo da mesi nel nostro tempo. Dobbiamo ammettere, noi opponiamo resistenza al coinvolgimento quando ci tocca nella carne, nelle tasche, nei privilegi di cui godiamo. Il problema principale, però, è che abbiamo poca fede. Sotto sotto è come se i discepoli avessero detto a Gesù: guarda che è impossibile realizzare quello che ci hai chiesto, ci hai sopravvalutato. O, in altri termini, ti sei sbagliato.
non sai quello che dici. Succede così anche a noi. Ad esempio, quando con le nostre illazioni o i nostri giudizi squalifichiamo gli altri, in particolare le persone che sono poste in autorità, fin da bambini, con i genitori, i professori, i dirigenti, i governanti, i vescovi, il Papa, Dio. Occorre stare attenti e invece di cercare giustificazioni per non coinvolgersi nella mischia, occorre chiedersi cosa mi sta domandando di fare il Signore in questa situazione e poi semplicemente obbedire. Così hanno fatto i discepoli, che superarono se stessi affidandosi a quello che Gesù comandava. Fateli sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. E accadde l'incredibile. Soprattutto, ne sono convinto, fu una svolta nel cammino di sequela dei discepoli. La bellissima notizia dell'amore gratuito, come quello di Melchisedec della prima lettura, sacerdote del Dio Altissimo che offrì pane e vino ad Abramo. La bellissima notizia dell'amore totale e personale portata da Gesù: questo è il mio corpo che è per voi. Questa notizia non ci vede solo destinatari di tale amore, ma anche protagonisti, come Paolo. Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Noi siamo chiamati a diventare Eucaristia, come Gesù, che ci ripete: fate questo in memoria di me. Quando celebriamo l'Eucaristia, il memoriale della morte del Signore, finché Egli venga, non intendiamo solo ricordare, sia pure nell'attualizzazione specifica della liturgia, ma ci disponiamo a diventare noi stessi memoria vivente di Gesù. Veniamo inseriti nella sua stessa dinamica di rivelazione, invitati a discendere nell'umanità, lasciando ogni forma di gloria mondana, sociale, personale, per non compromettere mai la grandezza dell'amore, per non venir meno all'amore, in altre parole, per vivere di quella vita che Gesù ha condiviso con noi e continua a condividere con noi, per non separarci mai dalla via della vita. E questa la scuola del Corpus Domini. E questa scuola ci vuole condurre, Gesù ci prende per mano, come ha fatto con i discepoli, con gli apostoli, Pietro in primis. Gesù ci prende per mano e ci vuole condurre a questa vita piena e innamorata che passa da un cambio di postura. Non preoccuparti più di te, ma dei tuoi fratelli, di riunirli insieme e di dare te stesso a loro da mangiare, come Gesù.